guardate, non voglio far polemica. Con grande serenità io ho deciso di riconsegnare la medaglia che oggi il sindaco De Paoli mi ha dato, in quanto da sempre tutti i sindaci del dopoguerra hanno ricevuto la civica benemerenza con attestato e medaglia d'oro. Nel 2014 questa amministrazione decide di rompere questa che è una tradizione. La tradizione è basata sul concetto che chi ha fatto il sindaco è il responsabile di tutta la città, è il rappresentante massimo dell'istituzione cittadina e quindi, come anche oggi è stato detto, il sindaco deve rappresentare un po' tutti, non solo una parte, e perché il ruolo del sindaco è un ruolo da sempre interpretato con grande spirito di servizio, al di là dell'appartenenza e di come la si pensi. Con questo spirito per 70 anni si è data la benemerenza al sindaco uscente e oggi si decide di sospendere questa tradizione, che non è solo una tradizione legata anche al concetto che ho espresso prima. Io ne prendo atto, probabilmente non so se si è trattato di una leggerezza burocratica o una decisione politica che però qualcuno non ha avuto il coraggio di portare fino in fondo. Con sorpresa mi è stata data solo la medaglia, una medaglia del ricordo come molti definivano, e nessuna attestato di civica benemerenza. Io, come ultimo atto dei miei 5 anni da sindaco, credo che proprio per rispetto all'istituzione che ho rappresentato non posso permettere che sia così calpestata. Alessandro Cattaneo poco importa, domani si va avanti allo stesso modo, anzi con più grinta, con il sorriso di sempre che fa arrabbiare tanti, con maggiore energia e convinzione, però nel ruolo che ho avuto in questa città per 5 anni non posso permettere che ci sia una diminuzio legata a non ho capito quale aspetto dei regolamenti. Io ho dato la civica benemerenza come pergamena e medaglia a Piera Capitelli, ho anche avuto così un gesto che mi sembrava bello di ristampare, di rifondere una medaglia, la medaglia del San Siro che era stata oggetto di furto per Andrea Albergati e non c'era scritto su nessun regolamento che bisognava fare questo gesto. Ho fatto questi gesti e li rifarei. Io interpreto così le istituzioni e così continuerò a interpretarle. Oggi è successo qualcosa di diverso, prendo atto, restituisco la medaglia perché così levo io l'imbarazzo chi magari non vuole dire, non può dire cose che ha in mente e andiamo avanti. Quindi davvero ancora maggior ragione, sempre più dalla parte dei cittadini pavesi che continuerò a rappresentare e a portare avanti con maggior grinta ed entusiasmo di prima.